normalmente una donna che fa teologia e che fa teologia secondo una prospettiva di genere, perché anche qui penso che fin troppo ci siamo concentrati sulle donne, il problema delle donne, la questione delle donne. In realtà il nodo di fondo è pensare l'identità umana, che è maschile o femminile, che è di uomini al plurale, di donne al plurale, con tutte le differenze che portiamo, culturali, di età, di appartenenza, di professione, di sensibilità, di formazione, mettiamoci tutto quello che vogliamo, e le differenze sono innumerevoli, sono molteplici, e il pensiero femminista, il pensiero di genere ha aiutato a pensare la specificità di ciascuno, ma pensarla nella correlazione. Non è possibile pensare la questione delle donne senza pensare contemporaneamente la questione dell'essere uomo maschio oggi, e questo è uno dei temi più negati in assoluto in teologia e nell'esperienza ecclesiale. Se sentite parlare delle figure di donne nella Bibbia, della sensibilità femminile, si sente poco parlare perché la si dà ancora per ovvia, perché stiamo ancora in un mondo androcentrico e fondamentalmente patriarcale nella Chiesa. Ci si interroga poco sulla specificità della mascherità, ci si interroga poco su quello che è l'apporto dell'uomo maschio, del padre per esempio, nell'esperienza di fede, nell'esperienza di chiesa. Fin troppo diamo per ovvio questo, e quindi ancora vuol dire che pensiamo l'uomo, l'essere umano, io preferisco dire la persona umana, in fondo riproiettando ancora una volta quello che è il maschile che viene universalizzato. Le teologhe femministe, quelle che fanno questa scelta e non di parlare al femminile, interrompono questa ovvietà, questo dare per ovvio che in fondo l'uomo, l'idea di uomo da cui partiamo è quella del maschio. Allora, io non voglio nessuna rivendicazione come a volte il femminismo viene pensato, non è questo, voglio semplicemente che il Vangelo venga riconosciuto e pensato in questa prospettiva. Voglio pensare la maschilità di Gesù, voglio pensare le tante immagini di Dio che a volte vengono espresse attraverso esperienze maschili, a volte vengono espresse nel testo biblico attraverso un riferimento ad esperienze squisitamente femminili. Per esempio, per dire misericordia, come sicuramente magari saprete, nel testo ebraico e nel testo anche greco del Nuovo Testamento si utilizza il termine rahamim. Rahamim viene tradotto con viscere di misericordia, di solito. Il termine vuol dire uteri, utero. Quindi, vedete che già facciamo fatica a usare la parola, proprio perché abbiamo, come dire, una marginalizzazione dell'esperienza delle donne anche in questo senso. L'amore di Dio, la misericordia, è amore uterino, come diciamo anche in italiano. E lo stesso Gesù, quando presenta se stesso nella sua dinamica di amore, usa esattamente il verbo splendizestai, cioè il verbo dell'amore che è proprio della madre che porta il figlio in grembo. E una delle esperienze forti nel divenire consapevole di questo mi è capitata quando abbiamo tenuto un corso di aggiornamento tra teologi, quindi uomini e donne, e in questo corso di aggiornamento il tema era parlare di Dio. E c'è stata una relazione di un teologo, forse conoscerete, Armido Rizzi, che propone questa relazione sulla ineffabilità di Dio. Di Dio non si può parlare, il nostro linguaggio è inadeguato, l'immagine che abbiamo è misteriosa, sfuggente, eccetera. Arriva a metà della relazione, fa tutta la prima parte parlando di Dio, il suo amore, la sua realtà, Dio è così, e descrive. A un certo punto si ferma e dice, vedete, fino ad oggi, fino a questo momento io ho fatto questa relazione parlando di Dio al maschile. Ma in realtà Dio non è né maschio né femmina, è una pura convenzione della quale non percepiamo fino in fondo le implicazioni, il fatto che parliamo di Lui al maschile. La seconda parte della sua relazione, con grande fatica sua e grande fatica nostra, ha parlato di Dio mettendo tutti gli aggettivi possessivi, tutti i pronomi, tutti i participi passati, tutti al femminile. È stata un'esperienza brechtianamente straniante, dislocante, intanto perché non riuscivamo mai a capire di chi stava parlando, perché siamo così abituati a pensare Dio con un linguaggio, che è il linguaggio del maschile, che è così difficile parlare di Lui declinando, ponendo o coniugando tutte le parole, sostantivi, gli aggettivi, i pronomi al femminile.
Allora, mi ha fatto molto pensare questa esperienza, perché se da anni insegnavo teologia di genere non ero ancora riuscita fino in fondo, perché mi sentivo a disagio mentre lo sentivo parlare, non riuscivo a capire bene, anche lui faceva fatica a esprimersi in questa forma, e mi sono resa conto quanto l'immaginario maschile lo portiamo su Dio, lo portiamo dentro e non ce ne rendiamo conto. Scegliere di fare teologia femminista e teologia di genere dichiarando questa appartenenza, molto scomoda, perché finché dici che fai teologia femminile o al femminile, si immaginano tutti che tu sia delicata, dolce, accogliente, che tu sia molto evocativa con il tuo linguaggio, e ci sono donne che lo sono, ma io non sono così, io sono molto schematica, molto rigorosa, molto precisa e puntigliosa, quelle caratteristiche che di solito attribuiamo al maschile. E quindi finché dici che fai teologia al femminile, i vescovi, i colleghi non si inquietano molto. Se dici che fai teologia femminista e che vuoi pensare non solo alla questione delle donne, ma vuoi aiutare la Chiesa a pensare che è Chiesa di uomini e donne, che Gesù ha vissuto una maschilità piena, reale, che dobbiamo interrogarci su questo, che dobbiamo interrogarci sui linguaggi su Dio e mettere in gioco quello che abbiamo dato per scontato per secoli, che l'essere umano non esiste neutro, ma esiste un maschile o femminile. Questi temi, che non sono stati praticati per 1500-1600 anni, creano problemi nei colleghi.